è una critica dell'idea di realizzazione. Che, come capite, è molto connessa questa cosa, ma come l'idea che uno realizza nell'atto. Ed è, come sapete, molto presente soprattutto in due campi oggi, che sono l'arte, non a caso, sono l'arte e la politica. Sono due campi in cui è molto in questione l'idea di una realizzazione. Voglio sottoporre a critica questa nozione, che appunto, come vedrete, cerca di essere una nozione molto equivoca, no? Che in realtà quello che avviene è che si sostituisce alla realtà la realizzazione. Ma vediamo un po' appunto della politica che ci riguarda un po', no? Oggi, insomma, nella nostra tradizione, nel pensiero politico occidentale, c'è molto forte questa idea che la politica consiste nel realizzare delle idee. Cioè uno ha una filosofia, elabora una filosofia, e poi la politica consiste nel dare realtà, nel realizzare queste idee. Ecco, proprio questo punto che volevo mettere in questione. Tanto tenete presente, come sempre avviene in questi casi, questa idea di la parola realizzazione compare nella lingua italiana soltanto alla fine del XVIII secolo. Ci sembra strano, cioè la parola compare, per esempio Leopardi, nello Sgoldone se ne occupa, perché in realtà compare come traduzione dal francese la realizzazione. Ecco, allora vediamo un po', preso un luogo tipico, no? Che in genere si considera come quello in cui viene elaborata questa idea di una realizzazione della filosofia nella politica. E si tratta di Marx, no? Un passo della critica della filosofia del diritto di Hegel. Marx dice appunto, pretendosela contro una cosa che chiama partito politico pratico, non sappiamo che fosse, che rivendicava la negazione della filosofia, Marx dice: voi non potete abolire la filosofia senza realizzarla. Voi non potete abolire la filosofia senza realizzarla. E poco dopo dice, contro quelli che pensavano al partito opposto, aggiunge che voi di nuovo non potete realizzare la filosofia senza abolirla. E questa cosa compare anche nella definizione del proletariato, eh? Non so se ricordate, il proletariato si definisce appunto come quella classe che ha la particolarità di abolire se stesso realizzandosi. La differenza con le altre classi, ma questo è il proletariato, è una classe che nel suo realizzarsi si abolisce. Ecco, cerchiamo di... questa è un'idea che appunto che da allora è stata molto usata anche nella tradizione del pensiero marxista, no? L'idea appunto che si tratta di realizzare la filosofia. E però che vuol dire che quando una cosa si realizza si abolisce? Questo difetto di Chiarello all'inizio del suo libro negativa Adorno scrive: la filosofia che un tempo sembrò superata si mantiene in vita perché il momento della sua realizzazione è stato mancato. Cioè, quindi ciò che sopravvive è perché ha mancato il momento della sua realizzazione. Se una cosa si realizza, si abolisce, cessa di esistere. Allora, che cosa significa mancare la propria realizzazione? Per esempio per la filosofia, per quello che stiamo pensando. Allora, che il pensiero si deve appunto realizzare e abolire. Quasi un secolo dopo Marx, Guy Debord, quello della società dello spettacolo, se lo conoscete, riprende questa immagine dell'abolizione e della realizzazione e lo fa rispetto alle avanguardie artistiche. Dice, aveva a che fare con i dadaisti e i surrealisti dall'altra parte, e dice i dadaisti volevano abolire l'arte senza realizzarla. Infatti questo perché i dadaisti volevano fare meno dell'arte, però lui dice voi volete abolire l'arte, come dice Marx, senza realizzarla. E i surrealisti fa problema la critica contraria: voi volete realizzare l'arte senza abolirla. Infatti i surrealisti facevano finta che avevano realizzato nella loro vita l'arte, però si consideravano ancora artisti, mentre i dadaisti non si consideravano più artisti, però non avevano realizzato.
E poi lui dice, invece noi, situazionisti, vogliamo fare le due cose, vogliamo realizzare l'arte e anche abolirla. Vedete, è proprio lo stesso schema di Marx, no? Lo trasferisce nell'arte. Tenete presente, per esempio, che la parola che Marx usa per abolire, aufheben, è una parola che in tedesco significa sia abolire che conservare. Ed è la stessa parola che Paolo, nella sua lettera romana, ai Romani, usa per, nella sua critica del concetto di legge degli ebrei. Sapete che Paolo, no, pensa che il Messia è l'abolizione della legge. Gli ebrei devono smettere di pensare che non devono fare altro che seguire la legge. Il Messia ha abolito la legge, però non l'ha distrutta. Usa questo stesso, infatti Lutero quando traduce usa un verbo come quello greco che usa Paolo, che non vuol dire distruggere, ma vuol dire disattivare, rendere inoperoso. Che è anche utile per il nostro rapporto con la legge. Non è detto che noi dobbiamo distruggere la legge, però dobbiamo disattivarla. Questa è la grande idea di Paolo. Vabbè. Ecco, un ultimo testo per chiarire questa critica dell'idea di realizzazione, che mi pare importante, è un testo di un autore che, se non conoscete, vi raccomando di leggere, che è Walter Benjamin. In un frammento, che si viene chiamato il frammento teologico-politico, Benjamin pone il problema del rapporto tra l'ordine storico, lo fa nella storia, e quello che lui chiama il messianico o il regno. Quello che fa bene, prende questa categoria del pensiero giudaico cristiano, il regno, l'avvento di Cristo, il regno di Dio sulla terra, e lo trasforma in una categoria politica. Ecco, allora, Benjamin stabilisce una relazione tra questo ordine della storia, l'ordine profano, quello dei fatti storici, e questo ordine che chiama il regno o il messianico. E dice, nulla di storico, cioè nulla nella storia, può volersi riferire da se stesso immediatamente a questo ordine messianico. Il regno di Dio non è il fine della divina potenza, della possibilità messianica. Quindi il regno di Dio non è la fine della realizzazione. Esso non può essere posto come scopo. Quindi, diciamo, non si deve porre come scopo dell'ordine storico, del fare storico, di quello che è questa categoria teologica. Da un punto di vista storico, essa non è scopo, ma termine, qualcosa che fa finire. E per questo lui dice, l'ordine del profano non si può costruire sul pensiero del regno di Dio, per questo la teocrazia non ha senso politico. Diciamo, sa, che cosa mi importa, cosa è importante di questo? Una cosa secondo me importantissima, cioè le categorie decisive, le idee con cui noi cerchiamo di capire il problema politico, storico, non devono essere poste come fine da realizzare. Mettete a questo, cioè, per esempio, prendiamo il concetto marxiano di società senza classi, che bene infatti considera un concetto messianico. Ecco, questo concetto di società senza classi, se lo leggiamo, se Benjamin ha ragione, contrariamente a quanto è stato sempre pensato da tutta la tradizione, da buona parte della tradizione marxista, significa che la società senza classi non può essere posta come scopo per fare storia. E questo vale, capito? Quando voi vi ponete qualcosa con un'idea che vi pare centrale, non so cosa potrebbe essere per noi la società senza classi, una società più libera, una comunità parallela che stia dentro questo ordine completamente corrotto, però non va posto come scopo, ma semmai come qualcosa che pone fine, interrompe. Non scopo, ma ende. Capite che è importantissimo, quindi in fondo quello che Benjamin sta dicendo qui, che l'errore delle ideologie politiche moderne è consistito proprio nell'avere appiattito questo che chiamano l'ordine messianico, il regno, però intendetelo come una categoria politica, di aver appiattito sul piano storico.
Quindi come se questo fosse un fine che noi dobbiamo realizzare sul piano stesso. Quindi tutte queste concezioni, diciamo, queste idee politiche, che non so, società senza classi, rivoluzione, anarchia, è qualcosa, secondo Benjamin, che non dobbiamo porre come scopo. E questo non significa che non servono a nulla. Ecco, però vediamo che cosa, che uso possiamo fare di una cosa che non poniamo come scopo da realizzare. E non significa assolutamente che queste idee sono inutili, o che non servono, che non agiscono sulla storia. Anzi, l'implicazione di quello, no? È che queste idee agiscono veramente sul piano storico se noi non le consideriamo come un fine da realizzare nel piano storico. Se noi le consideriamo come fine dell'esame per lo storico, come la storia dal resto insegna, al contrario, si tradurranno esattamente nel contrario. Se noi le concepiamo come la rivoluzione, come qualcosa che dobbiamo porre come un fine da preparare e poi realizzare, fatalmente si convertirà in una prosecuzione dell'ordine esistente, no? Come fatto. Ecco, quindi quello che dice bene, queste istanze, il regno, il messianico, la società senza grazie, l'anarchia, agiscono veramente se le consideriamo come irrealizzabili, ma non irrealizzabili perché sono vaghe, ma perché sono già reali. Sono già qualcosa che è per noi perfettamente reale. Solo se la società senza grazie l'anarchia, la libertà, la comunità è già in qualche modo qui e ora presente, agirà sul piano storico. Se la spostiamo sull'ordine cronologico lineare e la rimandiamo a un domani come qualcosa che dobbiamo realizzare, probabilmente non agisce. Quindi è chiara questa critica. Quindi l'idea di realizzazione va fortemente criticata, non perché non si può fare nulla, ma perché anzi queste idee agiscono solo se non le poniamo come scopo della vita. Capite tutti i problemi che, no, che se voi ponete sull'ordine cronologico come si è sempre fatto questa cosa, non si, pensate cosa è stato il problema della transizione dalla tradizione marxista. Cioè bisognava passare dall'ordine della società con classi a un ordine senza società senza classi. E non si poteva passare perché era necessaria una transizione, e questa transizione, come sapete, ormai è diventata infinita, no? Ecco, quindi questo tipo di idee quindi agiscono non come qualcosa, per così dire, un potere costituente che deve essere realizzato in un potere costituito, ma in certo senso semmai con quello che chiamerei un potere destituente, che non vuole tradursi in atto come potere costituito, no? Qui c'è questa grande critica che Benjamin fa in questo saggio sulla violenza del 21, tra appunto un diritto che è una violenza che pone il diritto e la violenza che lo consegue. Lui dice: se voi considerate la violenza come qualcosa che pone un diritto, andrete a finire poi in una violenza che lo consegue. Cioè, se voi, quindi, critica dell'idea di potere costituente, che si tradurrà senz'altro in un potere costituito. Quindi il problema è che noi dobbiamo cercare un'altra violenza che non ponga. Capite? Questa è una grande critica anche alla situazione che abbiamo oggi. Oggi non si tratta di agire sul piano del diritto per difendere i diritti e la Costituzione. È tutta un'altra ottica che c'è necessaria, perché quella è così iscritta nell'ordine per cui porre il diritto diventerà poi mantenere il diritto, conservarlo, il potere costituente diventerà potere costituito. Questo capite bene che voglio dire, no? Se pensate oggi, nella situazione di oggi, molti, e non li critico affatto, insomma hanno anche le loro ragioni, pongono tutto il problema, per esempio, sulla difesa e la tutela dei diritti costituzionali. Capite bene, non è che voglio dire questi qui che è assurdità, ma tatticamente può essere anche giusto e necessario,
ma non può essere una strategia di lungo termine, perché chi ha una formazione giuridica come io, e purtroppo spesso i filosofi non l'hanno, sa che la Costituzione è un testo giuridico come un altro, è una norma fondamentale giuridico. Per cui tutti gli abusi che noi vediamo che oggi sono fatti, in realtà è purtroppo, in qualche modo, la Costituzione li rende possibili. Il famoso articolo 32, non si può imporre, ma se la legge lo impone, capite com'è? Quindi la Costituzione è un testo che dirà non si può fare questo, ma se la legge dice di farlo, si può fare. Quindi che cosa volete difendere la Costituzione? Tatticamente non è sbagliato, è chiaro che se uno fa una battaglia per difendere questi diritti nel senso che dici tu, può essere anche utile, però tatticamente, perché poi alla lunga, come dici tu, poi sarà un problema di interpretazione. E come vedete ci sono una serie di farabutti che interpretano, sono però professori ordinari di diritto costituzionale, eccetera, eccetera, i quali la interpretano in un altro senso. Perché purtroppo, come è stato detto da giuristi invece seri che conosco, la Costituzione è necessariamente un testo ambiguo, è risultato, come sapete, da una serie di istanze. E quindi appunto è un testo che da una parte difende e dall'altra permette. Quindi va benissimo, fare una lotta così, però secondo me se invece a lungo termine bisogna pensare un'altra idea della politica. Però anche tutte le altre libertà hanno questo carattere. Ogni volta sarà sempre stabilito che anche al di là della vita della cosa medica ci sarà questa cosa che però può essere invece limitata per legge. È una necessità, i testi costituzionali sono norme fondamentali di un ordinamento giuridico, non sono dichiarazioni. Insomma, non dovete dimenticare, allora, quando Hitler fa le sue leggi di Norimberga, no? Scusate, queste leggi, mi dispiace, i giuristi pensavano che erano lecite. Ma guarda, dato che oggi succederebbe lo stesso, se qui adesso probabilmente alletteranno, cioè, ma se invece invertono la tendenza e decidono di inasprire le misure che ci sono, e ci saranno fior di giuristi che diranno che la Corte Costituzionale dirà che è lecito, perché la Corte Costituzionale ha detto che è lecito, come aveva detto nel 19, nel 16 per la Lorenzini, per le cose sui vaccini, no? Aveva già detto che era lecito. Assolutamente, infatti una delle cose che a me mi ha colpito è che purtroppo invece, io sono molto più vecchio di voi, quindi ho conosciuto gli italiani che per esempio, non so, 40 anni fa non avrebbero osservato neanche una di queste migrazioni, neanche uno. E invece purtroppo siamo in un mondo in cui purtroppo una buona parte, se non la maggioranza, forse meno di quelli che si pensa, ma insomma una buona parte, li applica con più rigore della legge, con più rigore. Quelli che devono controllare che possono, potrebbero non farlo perché a campione, lo fanno. Che quando tu dici uno li ha invece realizzati dentro di sé, non vuol dire che lo ha fatto perché c'è una legge che io applico, no, era per altri motivi, cioè non hai bisogno del testo legale, che lo dice. Tu lo sapevi da te, quindi, appunto, non è mai la legge che tu ti fa capire cos'è la libertà, sei tu questo che dici, c'è cioè, il giusto, però appunto non considerate la Costituzione come un atto sacro. Se voi andate a studiarvi come è nata la Costituzione italiana, la Costituzione italiana è un compromesso tra forze di vario tipo, alcune delle quali abiette, adesso sembra che i padri costituzionali, ma questi padri costituzionali chiedano, voi sapete che la parte migliore, diciamo, quella che era il governo in quel momento che esprimeva i comitati di liberazione nazionale, fu completamente esclusa a un certo punto, no? Da De Gasperi, con l'alleato con Togliatti, cioè De Gasperi e Togliatti si allearono per espungere il Comitato di Liberazione, il Comitato di Liberazione Nazionale, che era l'unica forza che uno avrebbe detto, ma scusate, sono questi che hanno diritto di dire qualcosa. Quindi questo testo costituzionale è il compromesso, è anche quello che dici tu, ma è il compromesso tra forze diverse. E d'altra parte è così, le costituzioni, mica quelle italiane, anzi quelle italiane, anzi cioè, aveva una forza, anzi come si veniva da una guerra, aveva una forza di questo tipo, però come tutte le costituzioni, quella precedente era stata emanata dal re, lo statuto albertino precedente è emanato da un re, non è una forza popolare.
quindi bisogna sempre essere concreti. Le costituzioni sono norme fondamentali di un ordinamento statuale. Come tali non possono mica, non sono il Vangelo di Matteo, sono il risultato di, se si studia, sapete, è interessantissimo studiare gli atti che hanno portato, perché ogni articolo è stato discusso, però venivano discussi da qualcuno, per esempio, non so, faccio un caso, all'interno della Democrazia Cristiana c'era un signore rispettabile che si chiamava Diossetti, che per esempio ha fatto una battaglia perché fosse inserito anche il diritto di resistenza nella Costituzione italiana. Però dall'altra parte, nella Democrazia Cristiana c'erano dei fior di farabutti che erano la maggioranza, e perché bisogna dirlo, ma che adesso De Gasperi è un santo. De Gasperi, certo, comparato a Draghi, è un santo, ma è anche... La costituzione, capisci, quando tu vai a studiare, vedi che ogni articolo c'è qualcuno che cerca di dargli una forza di principio di libertà, e immediatamente una maggioranza che sì, ma allora, quindi no? Quindi, insomma, questo, cioè, se voi lo leggete con attenzione, poi leggete, vedete che ogni articolo è un compromesso che poi permette il contrario di quello che dice. Quindi è vero che c'è anche una manipolazione, perché appunto si interpreta tutto in un senso, però c'era la possibilità di interpretare in quel senso, purtroppo. Quindi, diciamo, ho detto questo appunto, quindi io non credo, quindi, che, come dicevo prima, non è che non si debba fare una battaglia sui diritti. Certe volte praticamente può essere importante, perché la si può anche sputtare, no? Quindi, per esempio, non so, quelli che hanno fatto ricorso al TAR, certe volte, insomma, capite, però mi pare che uno come noi deve pensare, conoscete la differenza tra tattica e strategia. Questa è una battaglia, e in una battaglia che facciamo tutto ciò che è necessario per vincerla. Quindi, però, se devo pensare a quello che voglio alla lunga, e non può essere, se di nuovo casco nell'idea che devo ristabilire un'altra legge, un'altra costituzione, sarà per forza nello stesso ordine. Questa critica che fa bene, appunto, ogni violenza che pone il diritto partorirà poi una violenza che lo conserva. Quindi il potere costituente partorisce il poliziotto. Ma bisogna che lo capite, questo è così. Cioè, ogni potere che pone il diritto, poi dall'altra parte ha bisogno di una violenza che lo conserva. Quindi il poliziotto e l'assemblea costituente, e poi tutto l'ordine giuridico, costituzionale, giudici, le prigioni, queste fanno parte della Costituzione. Non è che la Costituzione non prevede le prigioni. Non significa che non possiamo eventualmente, in un ambito determinato, fare qualcosa in questo senso, ma dobbiamo sapere che alla lunga non è questo, perché appunto si ricadrà dentro il meccanismo. È una cosa importante questa, nel senso che è il valore, cioè il valore, insomma, il senso che dobbiamo dare a questi concetti di cui parliamo, libertà, società senza classi, quello di niente, no? Se li concepiamo appunto soltanto come qualcosa che deve dar luogo a un potere, a una norma, non, credo che alla fine sarà tradito questa cosa, no? Quindi, come dire, siccome non si può negare, per esempio prima ho accennato alle prigioni, ora che in una società esistano delle prigioni è una cosa immonda, però nello stesso tempo non mica siamo dei che capiamo anche perché ci sono le prigioni, no? Però appunto, quindi, che cosa dobbiamo fare? Se noi diamo per stabilito che no, che ci devono essere assolutamente le prigioni, e quindi facciamo delle leggi sulle prigioni, è difficile, diciamo, bisogna tenere insieme questi due momenti. Che significa questo, no? Quando io parlo di un potere, o anzi di una potenza destituente, non intendo appunto un potere omogeneo a quello costituente, ma un'istanza che in qualche modo possa agire, ma non necessariamente sul piano della legge. Non so come dire, nella nostra tradizione, per esempio, della politica europea, come sapete, no? Questo bipolarismo che io ho accennato in qualche modo non è che non è mai esistito, per esempio, per secoli, nella nostra tradizione politica, questa cosa è stata rappresentata da due poteri, quello della Chiesa e quello dello Stato. Guardate che importantissimo, cioè voi non potete capire la storia d'Europa se non capite che c'è stata questa bipolarità, la quale si traduceva poi a volte in conflitti e a volte invece in alleanze, a birette, così.
E adesso, come vedete, per esempio, è curioso che la Chiesa abbia totalmente abdicato a porsi come istanza del soggetto. Cioè, incredibilmente, la Chiesa si è posta come potere subalterno a quello statuale, ma subalterno nel senso proprio forte e tecnico, cioè ha dichiarato ufficialmente di essere subalterno. Che è un atto nuovo, perché appunto nella tradizione, come vi dicevo, c'è lo stato al tempo di scena. Quindi questo fa vedere come noi andiamo verso una società in cui queste istanze, per dire bipolari, queste istanze di contrappeso, no, ai poteri, stanno man mano scomparendo. No? Perché questa società è pericolosa? Perché andiamo verso una società che non conoscerà, sembra non conoscere istanze destituenti in questo senso. Questo tra l'altro, non so, per esempio a Roma, no, Roma come sapete c'erano due poteri, il Senato che non aveva il potere della spada, dire, no, non poteva prendere decisioni attive, e poi l'imperium del console. Per esempio era un potere, anche lì era bipolare questa società, quindi diciamo, le istituzioni che hanno un elemento di bipolarità sono più interessanti, però il moderno, con la teoria della sovranità della legge, è andata contro questa cosa, per cui noi viviamo in una società in cui di fatto è inutile farsi l'idea così. Se domani viene votata una legge che bisogna ammazzare tutti i bambini, sarà votata ed eseguita. Perché? Perché manca questa distanza che fa il contrappeso. Chi si leverebbe quando si mettiamo? No? La Corte Costituzionale per prima direbbe lecito. Vedo perché la chiami come una soluzione, che vuol dire che gli italiani dovrebbero prendere coscienza. Noi vediamo che di fatto non è così, quindi che significa che dobbiamo, che gli italiani dovrebbero prendere coscienza? Sì, gli italiani dovrebbero prendere coscienza, però questa non mi pare una soluzione, nel senso che se prendono coscienza, ma non mi pare che prendano coscienza. Quindi il punto è appunto che cosa. Mi sembra andato pure il problema come una soluzione. Mi pare che poi siamo d'accordo, io questo stavo dicendo, no? Il sistema politico sta evolvendo nel senso che hai detto tu, proprio così. Anzi, se vogliamo precisare, no? C'è proprio un modello giuridico-politico che sta dietro a questo, ed è questo modello giuridico, paradigma giuridico-politico che si chiama lo stato amministrativo, administrative state, che è stato elaborato da questo giurista americano Sam Stein, che ha pubblicato non a caso subito anche in Italia. Che cos'è questo stato amministrativo, come dicevi tu? Lo stato amministrativo è uno stato che privilegia soltanto la funzione, chiamiamola di governo, la funzione di amministrazione, perché ricordate il concetto politico fondamentale. Non è quello che si pensa, lo Stato, le libertà, la Costituzione, questi nomi vuoti e astratti. Il problema è capire che cos'è il governo. Allora, questi teorici stabiliscono appunto una supremazia di quella che chiamano amministrazione o governo, la quale appunto, essendo questo il punto fondamentale, prescinde dai poteri costituzionali previsti, che sono il legislativo, l'esecutivo, e il giuridico, e questa funzione di governo si emancipa da queste tre, tant'è che può prendere addirittura delle persone che non fanno parte. La cosa strana che appunto che tu dicevi, credo forse da noi in Italia siamo governati da persone che non fanno parte del Parlamento. Draghi non è, ma da anni è così, e queste commissioni che decidono tutte, questa commissione di criminali, virologi, criminali, non c'entra niente, è un potere esterno alla Costituzione. Appunto, si viene a creare, per così dire, un leviatano amministrativo che in nome di un preteso interesse collettivo prescinde dai poteri costituzionali e dà vita appunto a agenzie di puro governo che possono anche prescindere del tutto, essere formati appunto da una persona che viene da una società economica. Draghi, chi è Draghi? Ma sarà sempre, appunto, questo è il modello, diciamo, che hanno in mente, appunto, che è un modello teorizzato. E quindi sì, certo, sono d'accordo con te, però appunto
problema appunto è quello che tu chiami la presa di coscienza, è un concetto che mi ha sempre fatto dubitare negli anni del 68, quando si diceva tanto, bisogna prendere coscienza. E anche, ricordate, Lucas, l'idea che ciò che definisce il proletariato è la coscienza di classe. Eh sì, ma che cos'è una coscienza?